Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio consigliarvi delle letture adatte secondo me al periodo natalizio o comunque per l'inverno. Sono letture non tutte che riguardano direttamente il Natale, ma alcune le trovo adatte per questo periodo per magari le ambientazioni o alcune particolarità della trama. Allora, il primo consiglio che voglio darvi è La bambina e il Puck. È un racconto di 50 pagine scritta da Viviana Versolato ed è un racconto che a me è piaciuto molto e che vi consiglio proprio per queste ambientazioni molto fredde che appunto ricordano l'inverno. È un racconto breve legato ai miti norreni, dove la protagonista è una bambina colpita da una maledizione di cui non ha colpa, ed è un libro che a me è piaciuto moltissimo proprio perché è riuscito a colpirmi e a trasmettermi molte emozioni nonostante fosse appunto un racconto, e io è difficile che un racconto mi prenda molto, questo però c'è riuscito. È una storia ben scritta, si vede che dietro questa storia c'è uno studio accurato dell'autrice proprio per quanto riguarda i miti norreni, e i personaggi sono ben caratterizzati, la bambina è dolcissima, è un racconto che si legge tutto d'un fiato e che fa provare molta empatia verso questa bambina, che assolutamente vi consiglio sia da regalare ma da leggere durante il Natale o comunque l'inverno. È un racconto appunto che si legge in una giornata. Altro libro che vi consiglio è Rosa come il Natale di Priscilla Potter. Questo qua è un romance molto breve di 140 pagine circa. È uscito anche il secondo volume, che io non ho letto ma che spero di fare. Comunque, in questo libro la nostra protagonista è Samantha, che vive a Portland ed è la proprietaria di un negozio di antiquariato, e da quando la madre è morta lei si è presa sempre cura di sua sorella come se fosse appunto una seconda mamma. Il Natale si avvicina e in città è arrivato appunto un team di esperti del turismo, e tra loro c'è anche l'affascinante Brad Connor, e da qua si svilupperà tutta la storia. È una storia che ho trovato molto carina e frizzantella, ha una struttura molto semplice, molto scorrevole. Mi è piaciuta moltissimo l'aria natalizia che si respira in questo libro. Questo veramente è un libro adattissimo per il Natale. È una storia che racconta appunto una storia d'amore ma anche di amicizia. Ho adorato Samantha e anche il suo gruppo di amici. Ho sentito che in questo primo libro ancora non tutti i personaggi hanno raccontato appieno se stessi, ma sono sicura che l'avranno fatto nel secondo libro, adatto appunto a chi ama Natale e anche a chi ama le storie d'amore ma non troppo sdolcinate. Comunque un libro molto molto carino. Altro libro che vi consiglio è Endless di Elisa Cavalli. Anche questo lo consiglio proprio per quelle ambientazioni molto invernali e fredde. Questo qua è un urban fantasy di 350 pagine circa, e la nostra protagonista appunto è Emma, una ragazza che è sempre stata molto affascinata dalla natura e che è molto solitaria, e la cittadina di Woodcrest per lei è esattamente questo. Ha dei meravigliosi ricordi legati a questa cittadina di quando era piccola, e appunto decide di trasferirsi lì per anche frequentare la scuola. Lei in questo luogo si è sempre sentita a casa. Il primo giorno di college però incontra Liam, e è un ragazzo molto gentile e attraente, e sembra che Liam già conosca la nostra protagonista. Lei è attratta da lui, nascerà ovviamente una storia d'amore, ma c'è dell'altro, che è appunto la storia legata al lato fantasy, che a me è piaciuto molto e che vi lascio un po' in sospeso. Giù nell'info box troverete comunque tutti i link dei libri per se volete approfondire un po' di più le trame e vedere anche i vari prezzi. Comunque è una storia che a me è piaciuta moltissimo, mi ha catturata subito dalle prime pagine.
È una scrittura, quella di Elisa, che è sempre molto scorrevole, è accattivante, avvincente, e in questo libro c'è un crescendo sempre più coinvolgente della storia, e questa storia esplode in un epilogo veramente molto 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 inaspettato. Le ambientazioni e i personaggi sono ben curati, ben fatti. Le ambientazioni, appunto, come vi dicevo, mi sono piaciute molto, mi hanno proprio dato delle sensazioni di invernali pazzesche, e ho amato tutti i protagonisti. Anche se Sofia è stata la mia preferita, che è una ragazza ironica e frizzante, divertente, quindi mi è piaciuta molto. Liam e Emma sono due dolcioni enormi, e nonostante io non ami le storie d'amore sdolcinate, questa un po' lo è, devo dire che l'ho trovata comunque una storia piacevole da leggere, non mi ha stoccata e mi è piaciuta molto, stranamente, ma mi è piaciuto veramente tanto. È un libro dove troviamo avventura, dove troviamo amore, amicizia, colpi di scena all'infinito, e quindi, insomma, è un libro che vi straconsiglio. Il prossimo libro che vi consiglio è sempre di Elisa Cavalli ed è Lunaris, la pietra della notte. È il primo volume di una saga. Questo è un fantasy romance young adult, la versione che ho letto io. Vi metto la copertina della prima edizione, quella che appunto che ho letto. So che adesso però questo romanzo è più un dark fantasy new adult, quindi so che sono cambiate delle cose anche proprio nella storia, quindi io vi posso recensire questa prima versione che a me è piaciuta tantissimo. Non vedo l'ora di leggere la versione nuova, vi lascio ovviamente la foto anche della nuova versione, che ha una copertina ancora più bella della prima, e a me è piaciuto molto questa storia. Ci troviamo a Lunaris, dove è sempre notte, e la luna dona magia appunto agli abitanti di Lunaris. Però ci sono delle ombre che incombono nel cielo, e Lara, che è la nostra protagonista, ha trascorso i suoi 18 anni a imparare a sopravvivere a queste ombre, ma a un certo punto si apre una misteriosa frattura che appunto collega il regno della luna e quello del sole, e partirà da qua tutta la nostra vicenda. Questo libro, anche questo, lo consiglio nel periodo invernale per le ambientazioni, per le vibrazioni che un po' mi ha mandato questo libro, che associo appunto all'inverno. È una lettura che ho trovato estremamente immersiva, mi è piaciuta tantissimo, proprio mi sono immersa nel libro dalla prima all'ultima pagina. È un libro che mi ha fatto divertire tantissimo, mi ha fatto anche ridere in alcuni punti, anche se so che la mia scena preferita nella nuova versione non c'è, però non fa niente, sono comunque sicura che anche questa seconda versione sia bellissima. Sempre una scrittura, quella di Elisa, coinvolgente e molto molto scorrevole. Ho trovato la trama di questo libro e anche lo sviluppo della vicenda molto originale. Il sistema magico è costruito molto bene, le ambientazioni sono ben descritte, ma descrizioni mai noiose e mai prolisse. Mi sono piaciuti tantissimo i personaggi, anche questi ben caratterizzati, mi sono piaciuti i rapporti che hanno i personaggi tra di loro. La storia, almeno nella prima versione, ma credo anche nella seconda, è narrata in prima persona dalla Lara, che è appunto la nostra protagonista, e è una storia dove si susseguono molti segreti, misteri, e mi è piaciuta tantissimo. Assolutamente non vedo l'ora di leggere la nuova versione. Altro libro che vi consiglio è Una storia d'inverno, parte prima, scritto da Sabrina Pennacchio. Anche questo è un romanzo breve perché sono 140 pagine. Io questo romanzo l'ho letto in una giornata. È un progetto realizzato da Sabrina Pennacchio, che si è occupata di scrivere la prima parte, che è questo libro, e da Giulia Stefanini, che invece ha scritto la seconda parte. Però entrambi i libri possono essere letti separatamente, infatti io ho letto solamente il primo volume, che comunque ha un finale, si conclude, quindi può essere letto tranquillamente solo lui. È un libro che anche qua ha delle ambientazioni molto invernali, mi sono piaciute moltissimo. La nostra protagonista è la principessa troll Fang. È la padrona della Valle dei Fiorellini,
fiori di loto nel regno mortale e ama tantissimo visitare il mondo degli umani e osserva, a lei piace moltissimo osservare le coppie degli innamorati che appunto si scambiano i dolci della luna che sono chiamati baci d'inverno, ma appunto è proprio questa curiosità verso gli umani che la metterà nei guai e verrà salvata da un pescatore di nome Guo Duan Mu, spero di averlo detto bene. Dal loro incontro scatterà una connessione tra i due che però è un po' pericolosa. È una storia che a me è piaciuto molto, è un viaggio meraviglioso con delle descrizioni stupende che riescono appunto a trasportare il lettore in questi paesaggi invernali meravigliosi. In questa storia appunto vediamo nascere la storia d'amore, l'amore tra la principessa Troll e il pescatore Guo, che è una storia d'amore che riesce a far emozionare e è una storia struggente che riesce a far commuovere. È una storia veramente molto bella da leggere, che consiglio un po' a tutti e che a me, ripeto, è piaciuto molto. È poco impegnativo perché il libro è molto piccolo, ma allo stesso tempo è un libro meraviglioso da leggere in questo periodo dell'anno. Ultima menzione, molto molto veloce, perché questo in realtà è un libro più conosciuto, è Fuga dal Natale, è un libro da cui è stato tratto un film, è un libro che non mi è piaciuto al 100%, ma comunque è una lettura anche qua molto veloce e carina. Siamo in una cittadina dove ogni anno c'è una gara chi ha le decorazioni natalizie più belle e questa coppia di sposi decide di non festeggiare il Natale quest'anno perché la loro figlia non sarà presente, quindi si prenotano una vacanza e decidono di andarsene. Il problema è che però all'ultimo momento la figlia chiama i genitori dicendo che sarebbe tornata a casa per le vacanze di Natale portando con sé una sorpresa e quindi i genitori dovranno improvvisare una festa di Natale all'ultimo minuto e vedremo insomma le varie disavventure tra di loro, con i vicini, eccetera. Una storia comunque carina, ripeto, c'è di meglio, però non è male da leggere proprio nei giorni di Natale, anche questa è una storia abbastanza breve che vi consiglio. Se avete qualche altra lettura natalizia o comunque invernale da consigliare, scrivetelo giù nei commenti, che così mi segno qualche titolo da leggere per questo Natale. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!